Silenzio stampa giustificato. Ben ritrovati, amici tifosi bianco scudati. Ben ritrovati, ragazzi. Bisogna avere il coraggio di trovare le parole questa sera per poter analizzare a dovere, a caldo, il match tra Padova e Lumezzane che ha aperto il dicembre bianco scudato. Le ultime uscite stagionali per quanto riguarda il girone d'andata del gruppo A di Serie C. Ragazzi, siamo a meno 4 dalla Mantova che vince in rimonta, vince, convince e soprattutto demolisce il Renate dell'ex tecnico bianco scudato Massimo Pavanel. Gol di Brignani, Trimboli, Mensa e Fiori. Il Mantova cala il poker e a questo punto saluta i bianco scudati che a questo punto, dopo questo pareggio interno contro il Lumezzane di Arnaldo Franzini, scendono addirittura a meno 4 dalla testa della classifica e a questo punto potrebbero addirittura scivolare al terzo posto aspettando il recupero tra Atalanta Under 23 e Triestina. Ma visto gli 11 risultati consecutivi della formazione alabardata, a questo punto penso che sia doveroso aspettarsi un altro successo per la formazione di Attilio Tesser. Ma non perdiamo troppo tempo in chiacchiere, perché ragazzi, c'è da commentare una prestazione che non c'è stata, una prestazione insufficiente, e a questo punto il secondo sfogo stagionale dopo quello datato 14 ottobre, dopo il pareggio 1-1 contro la Pro Sesto in quella trasferta ormai ribattezzata maledetta Sesto San Giovanni, lo ricordiamo, non vinciamo dal 2005. Ragazzi, ancora una volta mi sono dovuto barricare in macchina, questa sera non in garage perché è ancora un orario decente, sono le 20:35, ma sono dovuto scendere in macchina per poter registrare questo video, perché in casa non lo posso registrare, non si può più registrare in macchina un post partita del Padova. Ragazzi, una prestazione insufficiente, non è possibile, non è possibile, perché se tu pareggi contro Lumezzane, se non riesci a pareggiare contro il Lumezzane, se non riesci a vincere contro il Lumezzane e pareggi, meriti di scivolare a meno 4. Io partirei dall'errore clamoroso di Fusi. Bortolussi che serve l'ex San Giuliano City, che davanti a Filigedu non riesce neanche a calciare un passaggio. L'ha passata, ragazzi! L'ha passata! Ma porca puttana! Davanti abbiamo due giocatori che non segnano! Davanti abbiamo due giocatori che non la buttano dentro! Da quando è che non segna più Bortolussi? Da quant'è che non segna più Liguori? Porca puttana, porca puttana! Venitemi pure a scrivere che siamo imbattuti. Venitemi pure a scrivere che non devo alzare la voce contro questa squadra, perché siamo imbattuti, perché comunque stiamo facendo un'ottima stagione. Venite!
Padova che è sceso in campo con il coraggio, con gli occhi della tigre, agguerriti. Dopo il gol, scomparsi. Siamo tornati negli spogliatoi. Gol che nasce da un'invenzione di Capelli, che ritrova giustamente il posto da titolare. Tiro cross deviato dall'ex Perugia su Tirol Moscati, che prende una traiettoria stranissima a battere Filigheddu al sesto. Padova in vantaggio, Padova che va vicino al raddoppio al dodicesimo con il tentativo su un'altra azione insistita di Capelli, la palla per Liguori con il tiro che lambisce il palo. Ma da lì in poi, ragazzi, siamo scomparsi dal campo. Siamo letteralmente scomparsi dal campo. Ma ci rendiamo conto? Una squadra che dopo 12 minuti scompare letteralmente dal campo. E al 27esimo, dopo un'azione corale con il passaggio a trovare, a cercare Moscati di Calì, l'ex Perugia, uno dei giocatori che ha fatto la differenza in quella maledetta stagione 2020-2021, piazza il colpo del pareggio a battere Donnarumma. Prendiamo gol ogni sabato, ogni domenica, ogni lunedì. Ogni gara è un gol. A questo punto bisogna segnarne uno in più degli avversari, ma lì davanti abbiamo due morti. Abbiamo due morti. Colpo di testa di Moscati alto sopra la traversa. E miracolo di Sant'Antonio. Non ho portato giù la statua, ma miracolo! Miracolo, ragazzi, di Donnarumma! Miracolo! Sull'ex Canavò. Secondo tempo, tentativo di Varas. La grande chance sull'asset Capelli Bortolussi che tira. Centra in pieno, Villa. Poi Fusi si è letteralmente mangiato il gol del 2-1 e poi miracolo di Filigheddu sul cross di Villa, palla sporcata, ci arriva l'ex Juventus, next gen, tentativo con il destro al volo e Filigheddu alza sopra la traversa. Da lì in poi comunque il Padova non ha più creato una palla gol. Non ha più creato una palla gol. Sabato, trasferta a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23, che arriverà da due sconfitte consecutive, e staremo a vedere cosa accadrà, se non erro mercoledì, contro la Triestina nel recupero dopo le sconfitte contro Mantova e Pro Patria. Ci sarà Caravaggio a Atalanta Under 23 contro Padova. Poi l'ultima in casa del 2023 contro il Fiorenzuola dell'ex Fabio Ceravolo e l'ultima del girone d'andata contro la Triestina il prossimo 22 dicembre. Così però, con questo atteggiamento, con questo gioco, ragazzi, non si va da nessuna parte. Con questo gioco, con questa intensità, non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo 1-1 contro il Lumezzane. Ragazzi, sono nero. Sono nero. Sono nero. Sono incazzato nero. Niente. Meno 4. Ragazzi, fate attenzione, lasciate tantissimi like al video. Iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!